Bene, intanto grazie a tutti, benvenuti. Questo è il nostro centro civico che si presta a più cose. Come stasera mi hanno fatto notare, è piccolo ma c'è tutto. Quindi grazie. Ringrazio tutti i relatori che mi seguiranno, perché ognuno di loro darà un contributo per far sì che questa mostra prenda corpo, prenda vita. Si parla di Chiesina, quindi un'emozione e una forza automaticamente, perché poi a tutti noi che siamo qui vuol dire che Chiesina ci piace e che vogliamo bene a Chiesina. Si esalta la nostra tradizione, si esalta la voglia della chiesinesità e quindi chi più di noi può avere piacere nell'ospitare in un luogo come questo una mostra che parla delle radici, delle nostre tradizioni, di quello che eravamo, di quello che siamo diventati. E spero a breve di poter fare una mostra su quello che riusciremo a fare in un prossimo futuro. Quindi ringrazio Carlo che dopo di me avrà l'onore di parlare a voi e di raccontarvi quelli che sono stati i motivi per cui è partita questa idea con il circolo filatelico di Pistoia o pistoiese, guai, e quindi benissimo le collaborazioni che poi avete visto essere poi sfociate in un taglio del nastro addirittura con l'assessore Margherita Semplice del Comune di Pistoia, che ci ha onorato di essere qui. È una che per noi è fondamentale in quanto ricettacolo di telefonate e messaggi laddove il comune capoluogo ci sia da capofila in tantissime iniziative e anche come simbolica faro cometa da tenere in considerazione. Quindi non è assolutamente una piaggeria, ma è ciò che accade nella realtà. Quindi ti ringrazio davanti a tutti, a tanti chiesinesi, perché ci aiuti in tantissime situazioni. Quindi grazie per essere qui, grazie per volerne parlare di quello che vedrete stasera e di quello che sentirete. Davvero un abbraccio a tutti, andiamo avanti, viva Chiesina! Grazie Fabio e grazie a tutti per essere qui. Stasera vi vorremmo raccontare una storia. La storia del nostro comune, dall'inizio, da quando sono arrivati i primi coloni, e uso un termine con proprietà di linguaggio, a quando nel 1963 si è reso comune indipendente. Per fare questo con me ci sono degli amici, c'è Don Alberto Tampellini, che è attualmente vicario del Vescovo, c'è Elsa Grassi, professoressa Elsa Grassi, Sergio Carrara, che tutti conoscete, c'è Simone Fanucci, che non vedo, eccolo laggiù, e Carlo Cortesi, anche lui con noi. Abbiamo deciso di fare una presentazione a più voci. E così come sono tante le voci di un comune, vi vorremmo raccontare tutte le sfaccettature di questo comune. Per fare questo abbiamo fatto ricorso a tutte le edizioni fino ad ora pubblicate su Chiesina Uzzanese ed in particolare abbiamo dei crediti da saldare con scusate ma senza occhiali prima di tutto con Enrico Coturri, che è stato il primo a scrivere di Chiesina Uzzanese nel 1948, con Leonardo Rombai, Angela Viero, Cesare Bocci e l'edizione di Bucciano, che ci hanno fornito molti spunti sulla storia della Val di Nievole. Vedrete in questa presentazione documenti che sono rimasti dimenticati nelle pieghe del tempo, sono praticamente inediti al pubblico, non sono mai stati visti se non in determinati studi da solo poche persone. E speriamo di raccontarvi una storia che non vi faccia addormentare prima della fine. Io comincerò col presentare il comune di Chiesina insieme all'amico, ex compagno di liceo, Don Alberto, che sono abituato a chiamare Alberto, probabilmente continuerò a chiamarlo così,
e arriveremo alle soglie dell'Ottocento. Poi passeremo la parola alla Elsa, che ci racconterà quello che sa delle prime famiglie che hanno messo le radici qui a Chiesina. Dopo di lei, Carlo Cortesi e Simone ci porteranno dagli ultimi anni del Settecento fino al 1963. A quel punto Sergio ci racconterà l'anno della divisione da Uzzano. Questa è stata una storia lunga. Quindi ci scuserete se saremo un po' superficiali su alcuni punti, è impossibile approfondire tutto e spiegare tutto in una serata, 500 anni di storia perlomeno. E per fare questo abbiamo utilizzato non solo le fonti, ma anche materiale che proviene dagli archivi storici di Uzzano, di Pescia, di Lucca, di Firenze e dall'archivio vescovile. Detto questo, se proviamo a partire. L'inizio dei primi abitanti a Chiesina Alzanese sicuramente non è stato facile. Tanto per darvi un'idea, questa era la situazione della valle fino al 1500. Il lago di Fucecchio occupava grande parte dell'area che oggi è utilizzata anche dagli altri comuni. I primi abitanti che cominciarono a scendere dai colli si dovettero confrontare con l'acqua di questo lago, quotidianamente praticamente, che si alzava e si abbassava non tanto per i capricci del tempo quanto per la decisione del governo fiorentino, che aveva tutto l'interesse a mantenere alta il livello del lago. Quando dico alto, guardate che intendo alto, perché quando c'era questa carta raggiungeva una profondità anche di 20 metri ed aveva per questo fatto posto le chiuse di ponte a Carpiano per mantenere l'acqua abbastanza alta, perché gli serviva come riserva ittica, perché gli serviva un flusso di acqua continua che defluisse lentamente per alimentare i suoi mulini che si trovavano posto nella scolmatura. Ovviamente questo non poteva far piacere ai cittadini della Val di Nervo, soprattutto a quelli che avevano già cominciato a bonificare il terreno, tant'è vero che più di una volta sono andati a Ponte a Carpiano e hanno buttato giù il ponte e le chiuse. E particolarmente famosa è questa rivolta del 1412, quando i cittadini di Uzzano, Buggiano e Pescia andarono a Ponte a Carpiano, buttarono giù le chiuse e riportarono le catene perché non le potessero ritirare su. E l'hanno lasciato fisse sulla facciata del palazzo pretorio di Luciano. E sono ancora lì. In questo periodo la Val di Nievole, la Val di Nievole, era proprietà di 7 grosse fattorie che stavano bonificando un pochino alla volta il territorio attraverso le bonifiche per colmata. La colmata non è altro che un grosso bacino a cui si fa fluire il fiume d'entrata, praticamente si fa un canale per deviare il torrente che porta melma, che porta tutto quanto quello che può portare dalla montagna verso questo grosso bacino. Nel bacino ci sono due vasche di decantazione dell'acqua, la prima vasca dove si deposita la maggior parte di questi rifiuti della terra, la seconda vasca dove l'acqua si chiarifica definitivamente per uscire nel canale di scolo. Può sembrare una cosa da poco, ma un torrente velenoso come la nostra Pescia
durante le tempeste in un anno può alzare il terreno di almeno mezzo metro, no? Mezzo metro a 90 centimetri a seconda del rivolto. Ovviamente il terreno che residua da questa trasformazione è un terreno da sanare, che va compresso, che va ripulito, è un terreno che è tutto meno che sano. Praticamente quelli che venivano ad abitare la chiesina nei primi anni 300-400 si trovavano davanti un paesaggio così ed abitavano nell'alto medioevo per la maggior parte in capanne che erano state fatte più che altro che erano fatte di canne, di cannici sulle pareti e di salello sul tetto, e durante l'inverno per riparare il freddo la rivestivano di mota, la facevano asciugare, però potete pensare qual è la situazione all'interno di queste capanne. Nel basso medioevo alla capanna veniva sostituita la sobita, praticamente venivano sostituite le pareti che ne facevano in roccia, in pietre, quindi di fiume, e il tetto rimaneva sempre di paglia, di sarello, canicio, quello che c'era nella nostra zona. Il fatto è che sia nelle prime che nelle seconde il luogo dove abitavano le persone era un solo luogo, dove stavano, mangiavano, dormivano e dove c'erano gli animali che non lasciavano fuori la notte perché li potevano mangiare lupi, li potevano rubare, qualcuno poteva scappare. E quindi non era bella la situazione. E solo verso il 600 nella nostra area cominciarono a comparire le prime case in muratura, all'inizio appoggiate alla chiesa, poi una di queste case è la casa dei Grassi, che sono state costruite nel 1613. In queste case qui, che sono quelle tipiche medievali, a pian terreno c'erano gli animali che facevano caldo e riscaldavano le camere che erano al piano superiore. Le persone continuavano a mangiare piccoli animali. Ovviamente in terra c'era la terra, non c'erano le mattonelle. Quindi immaginate l'umidità che veniva su da queste situazioni. E praticamente un anno sì, un anno no, scoppiava un'epidemia. Febbre quartane, febbre intestinali, e praticamente era una malaria, erano... com'era? Questa è una relazione di un anonimo personaggio che scrive una relazione per il Confalmiere di Pescia dove racconta qual era la situazione di queste capanne. Guardate, io mi concentrerei sul testo a destra. Le capanne hanno una sola piccola apertura per l'ingresso delle medesime, dunque sono prive della troppo necessaria ventilazione. Queste abitano insieme agli uomini e le bestie di varie specie che ivi alimentarsi per lucro e per la formazione dei conci. Quali punti di fermentazione devono farsi in un'area malsana, umida e stagnante, calda specialmente nell'estate e composta di parti tanto eterogenee, ognuno le capisce e deve essere convinto. Guardate, questo signore scrive nel 1600, nel 1500, nel 1400, nel 1300, immaginatevi voi come vivevano, le grosse proprietà affidavano i campi da lavorare per appoderamento. Era una specie di mezzadria. La persona che si stabiliva in questi campi metteva la sua capanna lato, un lato favorevole della proprietà e cominciava a coltivare questo terreno e ritornava al proprietario o del denaro o dei beni che venivano trasformati in denaro. La cosa caratteristica
è che guardate quante proprietà c'è in questo riquadro, e queste proprietà non è che erano divise da muriccioli, erano divise da delle retole, da dei fossi, da dei fossetti, e quindi era frequentissimo che le galline andassero a beccare qualcosa nel campo accanto, o che qualcuno per sbaglio andava a cogliere, a truccare il gesso nel campo dell'altro. Erano così tanti questi conflitti che furono creati i giudici del danno dato. Cioè praticamente fu creato un ufficio per sanare i litigi che c'erano tra i vicini, e ce n'è di ogni, era continuamente litigato. Guardate, 19 agosto del 42, Antonio Di Francesco con giuramento accusa Di Domenico e Di Bernardo Lupoli perché addio 8 settembre una loro bestia cavallina bucava e Lupoli. L'11 settembre del 40 Battista Di Brandino del Pistola, suo figlio, pellegrino di Lorenzo Cipriano, perché era andato a raccogliere le pesche nel campo di quell'altro, oppure Memmi Battista Domenico Giovanni, fornaciaio, ha mandato le sue bestie, i suoi maiali a pascolare dall'altra parte, oppure Lorenzo Pellegrino Lupoli, accusa Bartolomeo Di Matteo. Questi sono cognomi di chiesinesi, questi sono cognomi di chiesinesi, del presente Giovanni e suo figlio, perché gli avevano fatto i suoi. La situazione fra litigi, scontri, epidemie, conflitti era tutto meno che sicura, quindi è più che naturale che molte persone si siano unite in una congrega. Intorno al 1500 ci fu un fiorire di confraternite in tutta la Val di Nievole e anche a Chiesino Zanese. Nel 1529 nasce ufficialmente la congrega dei liberi uomini di Chiesino. Questa confraternita era per statuto composta solo da persone rette, non era facile entrarci perché uno non doveva essere dedito a vizio o non doveva avere costumi riprovevoli e doveva pagare una quota d'ingresso, quindi un nulla facente, un nulla tenente non poteva entrare. Il loro ruolo era quello di coadiuvare il parroco e aiutare i confratelli. Le funzioni erano principalmente quello dell'accatto, quello di gestire le elemosine, di gestire anche le misericordie. A un certo punto cominciarono ad avere dei soldini, perché con l'accatto raccoglievano materiale che vendevano e con i soldini aiutavano i confratelli principalmente. E con i soldini che avanzavano compravano terreni o li prestavano ai confratelli per comprare terreni. Questo momento, fissatelo bene, perché la compagnia degli uomini della Chiesina Ozzanese è qui che nasce l'identità di Chiesina Ozzanese. Siamo a fine 1500. È strano che tutti i documenti che abbiamo visto, che abbiamo controllato, parlano di questa compagnia con parecchio risalto. Non abbiamo trovato niente che parli dello Xenodochio, di quel luogo che secondo Cutulli avrebbe ospitato i pellegrini che attraversavano sulla via Francigena. È strano, è molto strano, perché un'opera di questo genere, opere così, viene sempre dato risalto. Non abbiamo trovato niente di scritto, e tra l'altro Cutulli, che ne parla nel suo volume,
sull'origine di Chiesina, ce l'ho qui se volete. In questo brunetto non ne ha più parlato tutte le volte che ha fatto nuove edizioni sulla Val di Nievole e sulle opere vie della Val di Nievole. È una cosa abbastanza singolare, quindi viene da chiedersi: questo xenodocchio che i chiesinesi chiamano la compagnia, e non in maniera diversa, ma era veramente uno xenodocchio o no? Ma chi meglio di Alberto potrebbe darci una risposta? Proviamo a sentire lui che ne pensa. Buonasera, stasera mi vedete in una veste un po' diversa. Chi è collegata alla Chiesa? Ovviamente Carlo, se lui mi chiama dottor Alberto, mi chiamo dottor Carlo. Mi ha chiamato a parlare delle Chiese. Ora, la risposta alla domanda di Carlo è un pochino complicatina. È vero quello che ha detto, Cuturri, storico e medico e storico della medicina, parla di xenodocchio. Xenodocchio è una parola che si adopera per indicare l'alloggio degli stranieri, significa proprio così, la casa degli stranieri. Probabilmente dal medico evita l'uso della parola ospedale, perché normalmente si parla di ospedale. Qui vicino, a Campugliano, al guado della Pescia, agli alberghi, c'era l'ospedale di Santa Lucia. Ospedale significa luogo di ospitalità, in cui si accoglievano i pellegrini e se erano malati gli si dava qualche cosa per curarsi, gli si tagliava, gli si faceva un decotto di salice, di scorza di salice per fargli abbassare la febbre, gli si dava da mangiare, si pulivano dagli occhi. Quindi ospedale significa luogo di ospitalità. Cuturri preferisce questo altro termine, che è più antico. L'equivalente dell'ospedale medico, xenodocchio, è nosocomio. A volte usa ancora il nosocomio e lo xenodocchio. Il nosocomio è il luogo dell'ospitalità dei malati, lo xenodocchio è la casa dello straniero. Prima però devo fare qualche morto. Cuturri scrive in un 1948, da allora sono cambiate diverse cose anche per gli studi. Questa è una pianta, è esattamente una mappa sovrapposta alla carta catastale attuale, perché vedete la chiesa fatta proprio a croce, dunque vediamo, ecco. Questa è la chiesa attuale, è sulla carta catastale che si sovrappone al catasto leopoldino 1824 circa, che mi ha fornito Carlo, in cui si vede, questa è la zona della, che vi accennava Carlo, la compagnia, va bene? Lo xenodocchio è un pezzettino qua, questo pezzettino qui rimasto. Questo pezzettino, ora voi la leggete forse male dalla distanza, la parte terminale della compagnia dove c'era l'altare in pietra, che è rimasto anche senza dipinto. Questa qui in verde non c'è più, perché quando nel 1848 cominciarono a fare la nuova chiesa, questa è questa qui. Dunque, procedi per favore. Ah no, sono io che devo andare avanti. Vediamo, no? Eccola qua. Anche questa immagine mi ha fornita Carlo con la compagnia. La chiesa terminata nel 1860 e qui nel mezzo non c'è più nulla. Questa è la vecchia canonica che venne buttata giù nel 1972, mi sembra all'incirca. Dove è andata a finire? Ora vado un pochino veloce per non togliere
lo spazio ai relatori successivi. Questa è una mappa precedente a quello che ho detto prima, Catasto Leopoldino. Questo è il Catasto Pietro Leopoldino, 1782. Ho preso questo perché c'è uno sviluppo della parte urbana che ci fa vedere molto più dettagliatamente la chiesa, quella che era chiamata chiesina. Ora, le misure qui non ce le ho messe, ma era assai piccola. Qui c'era il loggiato, ora la metratura non me la ricordo, la piccola chiesa che venne richiesta da Luca Antonio Boschi, 1514. La famiglia Boschi, questo è lo stemma Boschi, se qualcuno l'ha visto dentro in un muro di una casa, mi informi, perché fino alla metà dell'Ottocento questo stemma era visibile da qualche parte qui, era esposto fuori, perché la famiglia Boschi pesciatina aveva possedimenti in questa terra. Ora non c'ho una mappa generale, ma l'attuale territorio del comune di Chiesina era in parte dei pesciatini, in parte degli uzzanesi, in parte dei montecarlini. Era una zona distante, troppo distante, sia da Pescia, sia da Uzzano, sia da Montecarlo. Per cui la gente che, come ha spiegato Carlo, cominciò ad abitare qui per andare in funzione. Posso dire una battuta? Prima ci andavano, mi sa, prima ci andavano tutti. Ragazzi, ci faccio. Siccome andavano tutti, allora, ma nel 1500, mica. Oh. Andare da qui a Uzzano, non col tram, a piedi, oppure a Santo Stefano, perché dipendeva dalla prioria di Santo Stefano, oppure salire su a Monte Carlo, ma vedremo nell'ultima diapositiva che non è proprio Monte Carlo, e lì c'è una sorpresa. Allora il Boschi disse, ma perché non vi fate fare una chiesa? E nel 1514, oh, scusate, sono andato in avanti, 1514 Luca Antonio ricevette dal comune di Pescia il terreno per edificare questa chiesa. 1519, nel 1514 si pensa sia stata terminata con 104 anni successivi, 1518, questo vuol dire che c'erano pochi soldi e quindi i lavori andavano a rilento. L'anno successivo, 1519, nasce la propositura nullius, cioè dipendente direttamente dalla Santa Sede e non più da Lucca, di Santa Maria Assunta in Pescia, quella che oggi è la diocesi. Abbiamo festeggiato i 500 anni della diocesi perché si rifà a questa data qui dell'indipendenza. Ed è importante per le ricerche storiche perché dal 1519 in avanti, verso di noi, cominciano le visite pastorali, ovvero sia le ispezioni, perché erano proprio delle ispezioni fatte dal superiore ecclesiastico, che non è il vescovo ma è il proposto, perché per quasi 200 anni Pescia non ha avuto un vescovo ma un proposto che a nome del capitolo amministrava la chiesa. E quando andavano in visita ricevevano dei verbali e noi ce li abbiamo tutti dal 1519 ad oggi. Sono i verbali delle visite pastorali da cui io ho tratto alcune notizie che credo siano importanti perché non mi pare che siano state pubblicate fino ad oggi. Allora facciamo un attimino riassuntino. 1519. 1572 è la prima visita pastorale di cui noi abbiamo i verbali del proposto Andrea Torini, che dice: sono stato a Chiesina, visitavit. Chiesina, perché lo mettano in italiano,
Tutto bene. E non era di grandi parole. Tutto bene, perché una delle difficoltà di ritrovare documenti su Chiesina è che Chiesina era ben poca roba. Era un punto d'appoggio di tanti, alcuni coloni, ma poco più. E quindi spesso veniva saltata durante le visite pastorali. Nel 1575 invece ci fu una visita accuratissima di un vescovo di fuori, mandato da Roma, il vescovo Castelli, che veniva da Forlì, che nel 1575 visita la Chiesina e dice: ma non è giusto che i chiesinesi non abbiano la loro parrocchia. E ordinò che venisse costituita la parrocchia di Chiesina Uzzanese, togliendo il terreno ai Pesciatini, agli Uzzanesi e a Montecarlesi, creando quello che è il territorio odierno della cura di Chiesina Uzzanese. E siamo nel 1575. 1628 è la prima notizia che io ho trovato che cita espressamente la Compagnia degli Uomini di Santa Maria della Neve a Chiesina Uzzanese. La prima notizia scritta, questo non vuol dire che non ci fosse prima. Tanto è vero che nel 1703 Benedetto Falconcini, un omino molto preciso, non solo fa la visita alla chiesa, ma fa la visita anche alla compagnia, perché già in quel periodo, 1703, la compagnia aveva la sua chiesa, e interroga il priore. Il priore era colui che aveva il governo della compagnia, che, come ha spiegato Carlo, non era una cosa da poco, perché piglio la via di dilunghio, non finisco più, ci si sta tirando mattina. La compagnia gestiva i soldi. Compagnia dei nomi della compagnia della Madonna della Neve, la chiesa si chiamava Madonna della Neve, costruisce la compagnia col proprio oratorio che si chiama Compagnia della Neve, perché loro raccattavano tutti i soldi. Gestivano. Era quella che in altri luoghi si chiama l'opera. Era la parte amministrativa e gestionale della chiesa. Quindi la compagnia era, diciamo, il nucleo operativo e amministrativo della parte della chiesa che era in Chiesina. Allora, il vescovo ha visitato la confraternita e l'ho messo. Questo è il testo fotografato della visita pastorale del 1703, che ovviamente è scritto nei caratteri di allora. Ha visitato, il soggetto è il proposto, la confraternita di Santa Maria della Neve della Chiesina, in italiano, della Chiesina, eretta canonicamente prima del 1575. C'era ancora prima della parrocchia, probabilmente ai primi del 500, che ha il suo oratorio eretto l'anno 1626. Quella che viene chiamata la compagnia, e poi vedremo con il signor d'occhio, te l'ho detto, facevo il morto, poi lo resuscito, viene costruito. Questo è un atto importante, questo è un atto pubblico, questo è il verbale della visita fatta da Monsignor Falconcini, che ha interrogato il priore e gli ha chiesto di dare ragione delle cose. Non solo, vedete che dunque alla compagnia, a questa confraternita, è affidata la cura anche della costruzione del campanile e della canonica. Scusami Alberto, quindi ci sarebbe state due chiesette. Allora, la prima chiesa è questa, quella del Boschi del 1514. Nel 1626 viene costruita la chiesa oratorio della compagnia, nel 1848 viene costruita
inizia la costruzione della grande chiesa parrocchiale di Chiesina, quella alto. Allora, ve lo dicevo, è un pochino lungo e un pochino complesso. Dunque, siamo di fronte a un falso storico? Non è mai esistito uno sinodocchio. Le fonti storiche sono oggetti complessi da trattare, perché noi dopo secoli abbiamo la possibilità di consultare alcune cose, non tutte. Nel corso dei secoli non tutto si conserva. Il documento storico si affianca a tutta una serie di altri documenti che non sono solo quelli scritti. Allora, con le fonti scritte noi si arriva a poter dare la ragione storica di questo, perché ce l'abbiamo scritto. Occorrono altre fonti. La leggenda del Santo Romito. Nel 1929 nasce la provincia di Pistoia e la provincia di Pistoia incarica tutte le scuole del territorio provinciale di ogni ordine e grado a presentare il proprio paese. Anche Chiesa Nozionese si è presentato. È una cosa molto carina, è la scuola in mostra, conservata ancora negli originali alla biblioteca Fortequerriana, e pubblicata anche su due preziosissimi CD nel 1999, mi sembra, per leggere occorre delle strumentazioni particolari. E così si presenta la scuola di Chiesina. Chiesina Nozionese, la ragione del suo nome, sia per tradizione. Viveva in questa terra un romito che accanto alla sua povera abitazione, rifugio, forse abbiantante, aveva un piccolo oratorio. Cos'è una leggenda? È una storia? Sì, no, vedete, ho messo il libro che vi ha fatto vedere Carlo, dove si vede il volumetto dei Coturi fatto per il centenario della posa della prima pietra della chiesa con la compagnia. È il Coturi che lo chiama per la prima volta Senodocchio, perché aveva in mano queste fonti. Allora, cos'è una leggenda? Sono storie? Nì. La leggenda normalmente è una realtà complessa che si confonde a volte con le storie. Alla mia nonna mi raccontava la storia di Pughettino, non so se voi la sapete. La storia di Pughettino è una storia fantastica. La leggenda è molto spesso un fatto storico mitizzato, cioè raccontato, amplificato, modificato, entrato nella consapevolezza popolare e rimasto in una forma di racconto. Tutti sapete, immagino, della scoperta della città di Troia fatta in base ai dati dei poemi antichi. Quindi la leggenda è un oggetto che va maneggiato con cura, come i documenti, perché a volte all'interno delle leggende si trovano dati storici che si sono tramandati in una maniera, diciamo, non canonica. Lo conoscete questo dipinto? È in chiesa. Natavo prima a Lezza, che ringrazio perché è stata praticamente lei a costringermi stasera a venire, poi si è inserito anche Carlo, perché mi ha dato l'occasione di pensare su Chiesina.
Quando non ne potete più, fermatevi che io arrivo subito alla fine. Allora, noi abbiamo questo dipinto, ora è in chiesa, ma non era in chiesa. Dunque, allora, questa è ora della chiesa del 1848. Il patrimonio artistico della chiesa attuale viene dalla chiesa del 1514. Ma nella chiesa del 1514 questo dipinto non c'era, perché nel 1816 Innocenzo Ansaldi fa un resoconto, descrive i dipinti presenti nella chiesa e non c'è. Allora dov'era? Nell'oratorio. Nell'oratorio della Madonna della Neve. Infatti in mezzo, ora c'è, dice sempre quello sbagliato, c'è la Madonna di Montenero, ma c'è una Madonna. Allora, questo è San Carlo Bartolomeo, si capisce bene. Questo è San Nicola di Bari, che c'ha i social, questo qui, la mitra, e poi c'ha i soldi in mano. Questo è Sant'Antonio di Padova, si vede bene. E questo chi è? Chi è questo qui? Cioè, questi sono i più famosi santi del Settecento, il cui culto era particolarmente attento nel Seicento. E quell'altro chi è? Ma questo chi è? Questo qui è un laico, perché non è sacerdote, non è prete, non è religioso, ha l'aureola, quindi è un santo, quindi non è uno della compagnia, è un santo, un uomo santo, laico, col barbone e capelli incolti, cioè un penitente. Vi presento il santo Romito. Ora lo ho alla veloce, perché ho mangiato tutto il tempo che avevo a disposizione. Il santo Romito. Siamo nella seconda metà del 1600. Nella seconda metà del 1600 non si poteva mettere in chiesa un quadro che non fosse stato approvato dal vescovo. Quindi vuol dire che già nel 1600, cioè, allora, noi abbiamo avuto una testimonianza della leggenda del santo Romito nel 1929, ma già nella metà del 600 si autorizza, il vescovo autorizza a mettere in chiesa un dipinto dove il fondatore della compagnia, riconosciuto come il Romito, viene identificato come un santo importante alla presenza dei più grandi santi che allora venivano, erano oggetto di culto. Eccolo qui l'altare. Le dimensioni del quadro sono leggermente diverse dalla cornice. Perché i quadri, insomma, se ne fanno un pezzettino, però sono coerenti. Allora, io ci ho messo un'altra leggenda, la leggenda dei Pratelitti, perché qua dentro c'è una scritta, di fuori c'è una scritta devozionale, guarda, oh Signore, l'afflizione, la nostra afflizione. Dentro, dove c'è stato dipinto questa croce, quindi quando non c'era più il quadro, quindi dopo 1860, c'è scritta, fatta fare da prete Andrea Lippi l'anno 1080. E chi l'ha scritta? Se voi avete dei ricordi, fatemelo sapere, perché questa è stata scritta dopo 1860, ma non si sa né da chi né perché. Allora, nel 1000, ma c'era qualcosa qui a Chiesina? Esisteva Chiesina? Alla Chiesina, la zona di Chiesina si chiama Debbia. Questo toponimo si trova ancora nelle carte catastali, ancora nelle mappe delle Leopoldine, si trova il termine Debbia. Il termine Debbia è un termine, è un uso comune. Fare un debbio ancora in Calfagnana significa un disboscamento che rimane una cerbaia, una zona desolata, una plaga abbandonata. C'è circa un centinaio di toponimi legati a Debbia. Io mi sono messo a guardare i documenti lucchesi antichi, che fossero ovviamente coerenti geograficamente con la nostra zona. Se ne trova uno a cavallo, un documento a cavallo fra il 900 e il 1000,
in cui si parla che la chiesa di San Martino di Lucca ha un pezzo di terra in Debbia da queste parti. Nel 1196 a Collodi vengono sottoposte, viene fatta una legge per il tempo, insomma, sono delle tasse, ci sono uomini provenienti da Debbia a Collodi. Poi abbiamo un altro toponimo famoso, San Martino di Debbia. Detto così non lo conosce nessuno, ma se io vi dico San Martino in Colle, sapete dov'è? Allora, i pesciatini chiamavano San Martino in Colle San Martino di Debbia, perché la Debbia era tutta quella placa che si trova dalle pendici di Monte Carlo, che a quei tempi si chiamava di Linaia, da Monte Carlo fino alla Pescia Maggiore, alla Pescia di Pescia. Era una Debbia, c'era una placa desolata, un luogo dove ci si andava per coltivare, e facevamo capo a San Martino, che la chiesa legata a quei tempi ancora non esisteva. Allora, tutto questo per dire che questa presentazione, anche se ha esposto così buona parte di quelle cose che ho detto, sono inedite, perché andrebbe studiato molto di più. Al termine di quanto detto, ritengo tuttavia di poter affermare la tesi dello Senodocchio, ovvero un ostello o ospedale per viandanti fondato e sotto la direzione di un religioso che viveva nella località di Debbia, che poi venne ad essere il Disino Zanese, da riferirsi a un periodo incerto tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, alla luce dei dati raccolti, ritengo che possa essere plausibile. Perché? Perché si inserisce in modo coerente con un contesto storico che si è andato delineando con maggiore certezza attraverso questo breve e semplice studio. Era quello che noi chiamiamo lo Senodocchio attuale, cioè l'avanzo dell'oratorio della Compagnia degli Uomini della Madonna della Neve. Era proprio quello? Per saperlo bisognerebbe fare uno scavo archeologico. Ma il fatto che i chiesinesi hanno mantenuto questa leggenda e l'abbiano custodita legata al mobile che attualmente è chiamato la Compagnia o il Senodocchio, non è una pura storia, è una leggenda con un fondamento coerente nel contesto storico. Per cui io ho scritto che lo aspetto. Ritengo che Chiesina possa tranquillamente continuare a fregiarsi dell'onore di aver avuto trascorsi di santa ospitalità, una convinzione basata certamente su dati da considerarsi leggendari, ma non in contrasto con la storicità degli eventi fondativi della comunità. Quindi, lo Senodocchio è esistito? Io rispondo, probabilmente sì. Perché c'è tutta una serie di documenti, anche se non abbiamo una documentazione storica, abbiamo una documentazione tramandata, una memoria tramandata che è perfettamente coerente con l'ambiente, con la storia e con il movimento delle persone che si sono occorse dal 1000 fino ad oggi. Quindi ho retrogradato ancora di più. È l'ultima curiosità, poi davvero smetto, lo prometto. Allora, questa è la scritta che si trova, fatta fare da prete Andrea Lippi, rettore, l'anno 1080, e l'ultima cifra non si legge. Sapete che è successo nell'anno 1080? È stata fondata San Martino in Colle, è stato fondato, quello abbiamo il documento, l'anno 1080. E l'ultima cifra del documento della carta del 1080, l'ultima cifra non si legge bene, così come non si legge bene la cifra che abbiamo qui
e se mi riuscissi a usare per benino questo oggetto sarei contento. Va bene? Questo è quello che ho voluto. Non avevo dubbi che Alberto ci avrebbe tenuto sul filo fino all'ultimo. È stata una storia molto interessante, ti ringrazio. Riprendo un attimo per portarvi dal 600 fino all'inizio dell'800. Ritorno per fare questo un po' indietro, francamente, perché se è vero che i popoli scelgono dove fare le strade e poi le strade scelgono dove vivranno gli uomini, nel nostro caso quello che ha scelto dove sarebbero vissuti e dove sarebbe nata Chiesina Uzzanese è un ponte, è il ponte Uzzanese, il ponte di Uzzano. La prima volta che si parla di questo ponte è in questo documento, un documento, un verbale della divisione del territorio di Pescia, con tutto il dettaglio di quello che aveva. È solamente citato, dobbiamo ritenere che questo ponte fosse un ponte in legno, con dei tronchi e delle tavole giustapposte, per permettere alle persone di attraversare il braccio maggiore della Pescia in un punto dove c'era maggiore tranquillità d'acqua, dopo che questo fiume aveva fatto un'ansia veramente alla Pescia Morta. La prima volta che viene citato il ponte è quando viene dato mandato a Bartolomeo d'Antonio di rinforzare questo ponte, perché evidentemente i cittadini d'Uzzano che all'inizio attraversavano il ponte solamente per andare a prendere ranocchie, anguille o un po' di serello o dei tronchi di riporto, avevano cominciato a usarlo con una certa frequenza, che è coerente con quello che dicevamo sulla modifica delle zone del nostro territorio. Ritroviamo il ponte citato nel 1575 in un resoconto di Giovanni Lucino, un capomastro che controllava tutti i ponti e le vie d'acqua della zona per conto degli ufficiali del fiume di Firenze. Questo lo faceva periodicamente, ogni anno, ogni due anni. Da questo momento, da questo documento, che è del 1575, per pochi anni la nostra zona viene conosciuta come Ponte Uzzanese, cioè Ponte Uzzanese. Noi in quel momento eravamo la zona di Ponte Uzzanese. In tutti i retrocronici e resoconti troviamo questi dati. Guardate anch'io. Si vede che la cosa piacque di utilizzare questo ponte, perché cominciarono a fare delle strade. Questa è una carta del 1580, vedete? Questa è la carta generale e questa è il particolare. C'è il ponte Uzzanese e il ponte della Marginetta, che è il ponte della Rambla attualmente, perché sul lato sinistro si trova una Marginetta. Vado veloce. Niente toglie che in un secondo tempo si possa affrontare nuovamente questi argomenti per approfondirli. La cosa importante di tutto questo è che crescono le strade. Guardate, prima c'era a malapena una strada, se vi ricordate la prima carta che vi ho fatto vedere. Guardate l'intreccio di strade che ci sono qui. Da questo momento in poi Chiesina comincia a svilupparsi. Perché da Chiesina passano le persone per andare a Massa Piscatoria, Massarella, che era un punto di dogana, e andavano a Firenze, a Fucecchio e a Pontedera e a Empoli per prendere il sale. Tant'è vero che uno dei tanti nomi di Chiesina che ho trovato sui documenti, oltre a Debbia, è quello di Cafaggio, per esempio, di Ravla, per determinati territori,
e anche quello di Redola delle Durali, che faceva il percorso che dalla chiesa di San Pietro andavano verso Ponte d'Era e dentro. Un maggiore sviluppo l'ebbe, ancora un maggiore sviluppo l'ebbe quando Leopoldo decise di costruire qui un'arteria importante, un'autostrada praticamente del periodo, la via Traversa di Val di Nievole, che da Borga Pugiano, dove c'era un cambio di cavalli sulla strada che da Firenze andava a Lucca, aveva costruito una strada per andare verso la piana di Sana. Quindi su questa strada passavano tutte le merci e le merci portavano affari. Portavano affari, questa è la strada, la vedete evidenziata, è il percorso che faceva il posturale che portava la posta da Ponte d'Era a Pescia nel periodo napoleonico. Vedete, passava dalla via Traversa e poi si tornava. Dalla via Traversa, di Val di Nievole, arrivava al Gallino, il Gallino prendeva la via del Cervo. Questo ha portato a un incremento, ha portato lavoro, c'era chi riparava le ruote, e si comincia a trovare tante testimonianze dei lavori fatti a Chiesina. Se all'inizio si trovava nei testamenti, nei passaggi, la nascita di un potere, perdita di un potere con Montecuccia, l'attività aumentò tanto che nel 1500 ogni commerciante che lavorava sul territorio di Chiesina dovette cominciare a redigere dei patrimoni, che erano dei registri di entrate e uscite per pagare le tasse. C'era chi coltivava e vendeva lupini, orzo, panico, fave, lino, cocone, meloni, ma c'era anche fornai. Ce n'era tante a Chiesina, c'era 6 fornai a Chiesina. C'erano fornaioli che vendevano i prodotti dei fornai. C'erano pizzicagnoli, allevatori, vettovagliatori, talmente tanti che per riscuotere le tasse periodicamente passavano i mascelli. Pensate che nel 1767 c'erano 6 grascelli, che erano quelli che riscuotevano le tasse, la guardia di finanza del tempo. Ce n'era 6 per un territorio piccolo come Chiesina. Come i vantaggi economici, il problema è che arrivarono anche i problemi, perché dove circola denaro, dove circolano merci, ci sono anche banditi, delinquenti, chi rubava, venivano fatte violenze. Questa è solo, riporto solo questa, la testimonianza del 6 agosto 1584, quando il preposto di Chiesina chiede l'invio di 2 gruppi di persone ben armate a presidiare il posto della Ralla, del ponte della Marginetta, come dicevamo prima, e Serrazzana, che doveva essere la parte più a valle. Per curiosità, questo è un documento del 1814. Napoleone mise Chiesina sotto il protettorato di Pescia, il prefetto di Pescia se ne occupava. Appena Napoleone andò via, la prima cosa che fece è di dire al gonfaloniere di Uzzano: siccome l'osteria di Chiesina Uzzanese del Mar Tagliati è stata messa da noi fino ad ora, ma è uno sbaglio, ripigliate da te, gestisci da te. Questa è una curiosità, questa è la lettera del rettore Pietro Fini che protesta perché non si poteva fare la processione di Santa Maria, perché avevano disfatto la strada traversa
e c'era il San Pietrino davanti all'entrata della chiesa dove doveva passare la processione. Vi ringrazio per l'attenzione. Tengo aperto il discorso con Alberto. Abbiamo capito però che c'erano tante gente alla fine del Settecento a Chiesina e abbiamo capito che queste persone lavoravano qui e risiedevano qui. Ma come si chiamavano queste persone? Proviamo a farcelo raccontare dalla Elsa e vi chiederei un applauso, perché io ho utilizzato come fonte gli archivi storici di Luzzano e via dicendo. La Elsa prende le sue notizie da un archivio storico irripetibile, non tramandabile se non attraverso la parola, che è l'archivio storico della sua memoria. Travolgenti da me. Io parto citando l'incipit di un'ode che un poeta chiesinese dedicò al nostro paese qualche lustro fa. E l'ode diceva: o Chiesina, Chiesina, non hai niente eppure hai tutto, hai perfino un prete brutto, il più brutto che ci sia, dall'Amporecchia alla Badia. Don Alberto non me ne voglia, ma il nostro amato parroco Don Bruno Nollini non era proprio una donna. E ci se lo ricorda, è più grande di noi. Quindi Chiesina, piccola, il nome stesso evoca un qualcosa di minuscolo, di piccino, e si deve appoggiare poi, per distinguerlo dalle altre chiesine che esistono nel nostro territorio provinciale e nazionale, si deve appoggiare a Uzzano, che come diceva Carlo ha ben altra storia, ben altri contenuti, ben altre vicende che risalgono al Medioevo. In quel periodo noi avevamo una palude malsana, insalubre, con scarsi abitanti. Però Chiesina ha un suo fascino e non è solo un piccolissimo paese. È stata anche citata e raccontata in un libro che fu scritto negli anni Ottanta per impulso di un giornalista del giornale Stelio Solinas, che pensò di dare voci, anzi più voci, a quegli intellettuali, scrittori, persone di rilievo che avevano vissuto gli anni di piombo e che avevano magari partecipato a quelle lotte da opposte vedute. Il libro si intitola C'eravamo tanto armati, con l'R però fra parentesi, per cui si può anche leggere C'eravamo tanto amati, rifacendosi a un famoso film di quegli anni di Ettore Scola, che raccontava appunto le vicende di giovani romani dalla fine della guerra fino agli anni 70. Ma quello che mi preme di notare è che tra gli autori di questo libro, scritto appunto a più mani, Guccini, Olivia Rovera, il calciatore Rivera, Giordano Bruno Guerri, Mughini, quindi tutti intellettuali di primo livello, c'è anche un capitolo che si intitola Chiesina caput mundi, e per le nostre orecchie di chiesinesi è veramente un qualcosa di esaltante. Gli autori di questo capitolo sono qui stasera, uno è Sergio e l'altro è Pietro, e questo per farvi capire che Chiesina è poca cosa, però può anche diventare molto importante, può essere addirittura caput mundi. E in questo
questo titolo penso ci sia anche un po' di spirito ironico, di una certa irriverenza, di un certo sarcasmo, che vorrei farvi presente, essere un po' nello spirito dei chiesinesi. E secondo me anche il nome che è stato dato a questo bel centro civico, pensato e costruito da un architetto pisano, che sicuramente si ispirò per la tinteggiatura delle pareti al famoso Palazzo Blu di Pisa, centro museale che si specchia in Arno, a Chiesina il Palazzo Blu, dopo 3 giorni, ma forse anche meno, è diventato un buffo. E quindi per i chiesinesi questo è il buffo, per farvi vedere come nel nostro paese sia presente proprio questo spirito dissacratorio, questo spirito caustico che si esprime nei suoi abitanti. Vengo poi all'argomento specifico della mia ricerca, e sono le famiglie storiche, le più antiche del paese. Sicuramente ne trascurerò qualcuna, però io come fonte, come documento, perché su qualcosa bisogna basarci, ho preso le tombe più antiche del cimitero di Chiesina, che sono quelle appoggiate al vecchio muro di cinta. Sono tombe padronali, di proprietà, ma sono tombe a terra. Anche questo è un fatto un po' strano, un po' anomalo, perché in genere le famiglie importanti fanno costruire delle cappelle con marmi e statue, mentre le famiglie importanti agiate del nostro paese, già dall'Ottocento, perché i primi atti di compra di queste terre sono risalgono ai primi dell'Ottocento, scelgono una sepoltura molto semplice, molto modesta, tombe a terra con delle semplici scritte che ricordano appunto i nomi delle persone. E secondo me questo è un documento molto importante, molto interessante, perché leggendo le epigrafi delle persone che sono qui sepolte, noi possiamo ricostruire la società di quegli anni, partendo dalla prima metà dell'Ottocento. Possiamo quindi intravedere i mestieri, le agiatezze e le caratteristiche del nostro paese. Troviamo difatti persone che avevano studiato, quindi ingegneri, avvocati, medici, e addirittura troviamo un notaio. Questo testimonia l'agiatezza e anche lo spirito intraprendente dei nostri progenitori, perché si facevano studiare i figli, si credeva quindi nella possibilità di un avanzamento sociale, e per fare questo era sicuramente necessario possedere un bel patrimonio, perché gli invalidi Nievole erano scarsissime le scuole superiori, forse cioè nell'Ottocento non ce n'era nessuna. Di conseguenza i giovani dovevano trasferirsi a Lucca, a Pisa, per gli studi. Molto spesso ritornavano una volta laureati e esplicavano la loro funzione fra Chiesina e Pescia soprattutto. E cito i nomi di alcune di queste famiglie, non di tutte perché altrimenti mi dovrei dilungare troppo. Per esempio la famiglia Micheloni, che abitava in Lucca, adesso non abita più a Chiesina, annovera fra i suoi membri addirittura un ammiraglio, un capitano dell'esercito. E la famiglia del 13 annovera un geometra come capostipite, Francesco del 13, e poi via via medici, professori. Bisogna riconoscere a Francesco del 13 un merito, quello di aver aperto
la via che congiunge direttamente Chiesina a Ponte. E questa, l'apertura di questa strada suscitò molte polemiche nel paese. Intanto noi vediamo dalle cartoline dei primi del Novecento che nella parte dove ora è il Bar Milano e dalla parte di là dove c'è Cesare, di mezzo c'è appunto, adesso c'è la via Vittorio Veneto che ci congiunge con il ponte, c'era una casa, quindi non esisteva la strada. E quando lui la propose, i chiesinesi entrarono in grande agitazione per due motivi. Uno, perché non volevano essere troppo avvicinati direttamente ai pontigiani. E il secondo motivo, perché temevano che togliendo quell'abitazione la tramontana sarebbe entrata direttamente in paese e avrebbe provocato del freddo. Quindi le polemiche di quel tempo però sono state poi smentite dai fatti che hanno dimostrato l'importanza di questa strada. Della famiglia del 13 ho ricordato appunto il capostipite, ricordo il dottor Dino, che è stato lo storico medico condotto e anche podestà negli anni del fascismo, il professor Francesco e Raffaello, lo storico impiegato dell'anagrafe che sostituiva alla tastiera dei nostri giorni su cui si digitano le richieste per poter individuare le persone, le parentele del paese. Questa tastiera lui ce l'aveva tutta in testa perché conosceva tutte le persone, bastava domandargli un nome che ci dice raccontava vita, morte e miracoli. Altra famiglia storica è la famiglia Grassi, di cui ricordiamo Luigi, l'avvocato Luigi, che è vissuto nella prima metà dell'Ottocento e era il legato di Lucca nel nostro paese, e il dottor Pietro, che nei primi anni del Novecento creò una farmacia, quella che poi è rimasta attualmente, che adesso è del dottor Checchia, il nostro sponsor. La famiglia Vannini annovera ingegneri e anche l'ingegnere e anche due maestre, come del resto la famiglia Giuntoli. Però ho notato che nel nome riportato sulle tombe non si cita il titolo di maestra, quindi abbiamo, come ripeto, tutte le professioni liberali ricordate, però le maestre non vengono annotate, eppure sono state quelle che hanno insegnato dalla prima metà del secolo scorso in avanti a leggere e a scrivere a intere generazioni di chiesinesi. Probabilmente essere maestra non era molto importante per la famiglia. E abbiamo poi la famiglia Lorenzi, che è divisa in due rami, da una parte due fratelli, quindi Lorenzo e Vittorio. Le famiglie si dedicavano alle attività commerciali. Dalla parte di Lorenzo commercio di olio, dalla parte di Vittorio invece mulino e quindi commercio di farina. Il mulino della famiglia si trovava nella piazza Mazzini odierna, che allora si chiamava Piazza del Mercato ed era adornata da bellissimi platani. E una donna molto particolare di questa famiglia era la mitica Elissene, che rimasta vedova con tre figli da mantenere prese le redini del mulino, il commercio della farina, e si racconta in famiglia che saliva sul barroccio con i sacchi della farina da consegnare ai vari forni, e in tasca nel gonnellone portava anche la pistola, perché non si sa mai quello che poteva succedere per la strada. Quindi donne intraprendenti, donne che amavano leggere, come Petronilla, coeva di Elissene, che avendo fatto non so se la terza o la quinta elementare conosceva a memoria quasi tutta la Divina Commedia e le raccontava la sera ai figli e ai nipoti. Quindi
sanno intravedere proprio un paese ricco, un paese agiato, un paese che aveva la possibilità di far studiare i figli, di costruire case che erano solide e noi le vediamo ancora, quindi in via Roma, in via Cavour, ma estremamente austere, estremamente semplici, senza particolari orpelli. E anche questo, secondo me, dimostra l'austerità in cui vivevano queste persone. E un'altra famiglia di commercianti molto famosa è la famiglia Desideri, le cui case partivano dall'inizio della via Cavour in piazza fino a al piccolo parcheggio ed erano macellai già dal 1700, come troviamo in alcuni documenti, ma la macelleria che esiste ora a tuttora in piazza è datata come la nostra chiesa, 1848, quindi una tradizione estremamente longeva di attività in mano sempre alla solita famiglia. Vorrei ricordare anche la famiglia Grassi, un'altra famiglia Grassi, quelli di piazza, che abitavano le case tuttora esistenti, anche se qualcuno un po' malmessa, davanti alla chiesa, cioè al lato ovest della chiesa. Fra i membri di questa famiglia, il capitano, un generale, mi pare, un dottore, e uno scultore, Manfredo, autore del monumento che troviamo tuttora in piazza. Però il monumento fu pensato per un altro posto della piazza, cioè davanti alla casa, perché la mano del fanciullo indicava proprio la casa da cui lui era provenuto. E il monumento ricorda i caduti della Prima Guerra Mondiale, non mortui per quos Italia vivit, come dice l'epigrafe. Nella casa dei Grassi di piazza troviamo una piccola lapide che ricorda un personaggio famoso e stravagante. Il cantante Gian Domenico Grossi, probabilmente non si sa se il cognome apparteneva a quella famiglia, se poi il cognome si è tramutato da Grossi a Grassi, come tante volte capitava nella registrazione delle nascite. Però il nome con il quale è conosciuto nella storia della musica è Siface. Siface era un emirato cantore, così vengono definiti da Foscolo nei Sepolcri quei cantanti che interpretavano nelle cappelle delle chiese, nei cori delle chiese e nei teatri la parte del soprano, perché le donne non potevano né cantare in chiesa né tantomeno esibirsi nei teatri, però le opere, soprattutto quelle barocche del 600, avevano bisogno di queste voci che avevano un'estensione molto alta ed un tono estremamente fine rispetto a quello dei tenori. Quindi c'era una pratica abbastanza barbara per cui bambini che si mettevano in mostra nei cori delle chiese per avere una voce melodiosa e che si intuiva che potessero magari diventare in un futuro, mantenere anche nello sviluppo, nella crescita, una voce altrettanto melodiosa, venivano verso l'età di 9-10 anni virati. Molto spesso, le più volte, questa virazione non comportava la perdita della virilità, ma solo della capacità di riprodurre. Ed erano le famiglie che volevano praticare questa menomazione
perché pensavano in quel modo di dare un futuro ai figli che erano nati in famiglie poverissime. Si fece, come del resto tutti gli altri grandi cantori del 600 e poi anche del 700, prendevano un soprannome, il suo si fece, vi ricorderete sicuramente di Farinelli, a cui sono stati dedicati anche dei film, Murianello, e questi cantori facevano una vita da pop star, perché venivano accolti nei teatri di tutta Italia, di tutta Europa, venivano osannati, si facevano dei regali strepitosi, venivano ospitati nelle case della nobiltà. Si faceva una vita avventurosa, un grande successo sia in Italia che all'estero. Non vi dico come morì, ve lo racconterò un'altra volta, però sicuramente dette un insegnamento ai chiesinesi e disse: chiesinesi, voi avete avuto dal santo Romito l'insegnamento ad essere ospitali, da me l'insegnamento a primeggiare nello spettacolo, il vostro destino sono queste due cose. E difatti i chiesinesi poi l'hanno ascoltato, perché le sale da bar di Chiesina, ve le ricordate, dal mitico Verdi in poi, sono conosciute in tutta Italia, in tutta la Toscana e anche in parte dell'Italia. Però cantare senza mangiare non si può. Quindi, come consigliava si fece, dedichiamoci anche al buon mangiare. Quindi abbiamo tutta la generazione dei nostri emigrati a Milano soprattutto, capeggiati dalla mitica Bice Mugai, che partì alla fine della prima guerra mondiale e portò poi con lei successivamente i suoi 9 fra fratelli e sorelle. La Bice fece una rivoluzione nel modo di cucinare dei milanesi, vi insegnò ad usare l'olio e non solo il burro e lo strutto come facevano loro. Gli altri chiesinesi che la seguirono, continuarono questa tradizione, insegnarono a mangiare ai milanesi. E la nostra Bice, che è sepolta anche lei nel cimitero, fatte le debite proporzioni, sembra un po' aver fatto quello che fece Caterina de' Medici in Francia, che anche francesi Caterina insegnò a mangiare, ad apparecchiare la tavola e ad essere un po' più educati e meno rustici. Quindi, per concludere, Chiesina, piccina piccina, ma anche Caputomundis. Fascino delle cose ricordate. Le cose ricordate devo dire una cosa. Spero che non faccia, che non dia fastidio alla Elsa. La Elsa ha problemi a leggere, non vede più, come vede. Tutto questo che vi ha raccontato l'ho registrato un prima volta e se l'hai risentito per portarsi la memoria potrebbero raccontare questa storia. Sono altri due blocchi veramente importanti. Il primo è gestito in simultanea fra Carlo e Simone e ci parla dell'Ottocento fino al Novecento. Faremo un po' un viaggio muovendosi con la memoria e anche un po' fisicamente all'interno del paese. Non si tratta di fare il tema dei ricordi, la caccia al tesoro di Sauro, quindi rimarremo tutti qui dentro, ma spero che la cosa vi possa interessare. Grazie, buonasera a tutti, iniziamo il nostro viaggio. Io come fonti ho utilizzato tutti i documenti dell'archivio storico di Luzzano
e più ho utilizzato anche il libro di Cesare Bocci sulla divisione comunale del comune di Zano. Allora, partiamo da metà dell'Ottocento. Nel Gran Ducato di Toscana ha favorito il compartimento di Pistoia e quindi tutta quella zona che adesso va a formare la Val di Nevole passa sotto l'amministrazione di Firenze. Sotto l'amministrazione di Lucca, scusate. Invece la parte di quella che è, diciamo, l'attuale piana di Pistoia rimane il compartimento di Firenze. Chiesinonzanese, quindi, che si trova ancora spezzettato sotto i comuni di Uzzano e di Pescia, entra a gravitare nell'orbita del compartimento di Lucca. Si trattò di un cambiamento molto importante perché è un cambiamento culturale, sociale ed economico. È una delle prime grandi innovazioni fu sicuramente la linea tranviaria che collegò Lucca fino a Mosumano, passando per Pescia. Addirittura i cinesi nel 1910 potevano utilizzare anche la diramazione che dall'attuale, diciamo, stazione, dall'attuale supermercato di Secunda di Pescia, in cui c'era la stazione della tranvia di Pescia, arrivava fino alla località Alberghi Zei, quindi avvicinandosi a quella che è la frazione di Pisa Nuova. La storia, diciamo, che faccio attraverso queste poche slide è proprio la storia dell'autonomia di Chiesina Alzanese, no? E quindi tutti quei 60-70 anni di storia che poi ci porteranno al 1963. E parte proprio da Chiesa Nuova la storia di una richiesta di autonomia da parte di Chiesina. Perché nel 1893 alcuni elettori del comune di Pescia, in particolar modo della zona di Chiesanova, chiesero che gli stessi loro territori potessero entrare a far parte del comune di Uzzano. Questo, come vedremo più avanti, è un cambiamento molto importante ai fini della nostra storia. Come ricorda Cesare Bocci nel suo libro, si tratta di una novità assoluta nell'area Val di Nevolina, questa concessione. Perché se fino a quel momento la direttrice seguita dalla devoluzione dei confini interni alla Val di Nevole, che era stata voluta dalla classe dirigente, era stata quella nord-sud, per esempio 10 anni prima si era staccato il neonato comune di Ponte Buggianese da Borga Buggiano, nel caso di Chiesina e la zona di Chiesanova di Pescia accade proprio il contrario. Nella richiesta di distacco dal territorio di Pescia, i firmatari chiesanovesi scrissero che i guadagni fatti con i loro sudori, e qui vediamo proprio delle delibere del Consiglio, con i loro sudori andassero a profitto del proprio paese e delle loro famiglie e non di quelle della città di Pescia, che sentivano più estranee alle loro esigenze. Tuttavia, la richiesta inviata al comune pesciatino, nonostante il parere e l'accoglimento da parte del Consiglio Provinciale Lucchese, rimane disattesa. È necessario un regio decreto dell'aprile dei due anni successivi, nel 1895, per stabilire il passaggio di alcuni territori chiesinesi, tra cui appunto anche l'attuale Chiesanova e Uzzano. Cambiò molto quindi anche l'articolazione delle frazioni del comune di Uzzano. Dopo questo passaggio territoriale, la giunta lucchese cambiò l'assetto politico di tutto il comune. Al capoluogo andavano 5 seggi, quindi si sta parlando di elezioni amministrative, 5 seggi, così come la frazione costituita da Santa Lucia e Torricchio. I rimanenti 10 seggi andavano tutti all'ultima frazione, Chiesina, che quindi, grazie all'ingresso del nuovo territorio comunale della frazione Chiesanova, aveva raggiunto quasi 3.000 abitanti e quindi andava già a essere la maggior parte del comune intermedio di Nanti. Allora, adesso iniziamo il primo pezzo del villaggio e immaginate di essere davanti all'attuale palazzo comunale. Palazzo comunale che, come ci dice il già citato Cotrurri, venne realizzato nel 1873 ed ospitava le scuole. Qui ci troveremo più avanti. Come diceva prima Simone, 1893, ci siamo spostati in Ruga. Questa è la Ruga. Questa è la mappa che avete già visto prima. E nel 1893 noi siamo in Ruga, siamo attualmente al Gamboni e siamo nel comune di Pescia, perché Pescia arrivava fino lì.
Più avanti ci sarà il distacco e sarà l'ultimo distacco principale che ha portato alla formazione dell'allora comune di Lusano e degli attuali due comuni come li conosciamo adesso. Siamo nel 1896, sta per la finire del XIX secolo e mi ha fatto piacere citare questo perché consultando documenti la manifestazione sportiva più antica di cui si ha una traccia a Chiesina Lozzanese è, e lo dico da ciclista, una gara ciclistica che si svolge nell'agosto del 1896 in occasione della festa del Santo Patrono sul circuito Chiesina Maginone Altopascio Spianate Piagioni da ripetere due volte. La gara è vinta da Fantozzi che arriva primo in 58 minuti, che è poco anche ora se ci provate a fare questo giro in meno di un'ora, e secondo Raffaele. Nel 1902, in seguito al censimento decennale che poi prende avvio e si ripete ogni con cadenza appunto decennale per tutto il Novecento, con 3600 residenti, Chiesina supera ampiamente la somma delle altre due frazioni del comune, 1225 per Torricchio e 1567 per Lozzano. Quindi già a questo punto si vede qual è, no? Il divario economico e sociale, quindi il divario demografico e quello che ne deriva ovviamente economico e sociale tra le due frazioni. Alla luce dell'incremento demografico, la frazione di Chiesina viene riassettata la composizione del Consiglio Comunale. Come abbiamo già detto prima, 4 seggi alla frazione da Santa Lucia a Torricchio, 5 a Lozzano e 11 a Chiesina, quindi ancora un'implementazione. I direttori di Poggio e di Collina, la cui somma in consiglio comunale era per la prima volta nella storia minoranza, iniziarono a disertare le urne non eleggendo nessun consigliere, bloccando di conseguenza la vita amministrativa attraverso una delle più basse pratiche di ostruzionismo. Questo, se consultando gli archivi, l'archivio di storia di Lozzano, si può vedere in tantissime sedute del consiglio comunale che ripetutamente i consiglieri della parte di Lozzano Castello e della parte di Torricchio e di Santa Lucia non si presentavano, rimandandosi gli ordini del giorno. Quindi la vincita della spinta comunistica riprese per accendersi sempre di più. Nel 1903 si apriva una nuova legislatura nel comune di Lozzano, dopo che erano stati rimandati sette addirittura, insomma, diversi consigli comunali. Quel giorno, perlomeno nella descrizione fatta dai giornali da Vasinevo, traspare un clima particolarmente teso. Sulla stampa socialista si leggeva: gli uzzanesi sono scesi dal loro castello per protestare contro il minacciato trasferimento alla Chiesina della sede comunale, perché in questi anni si pensa già almeno di trasportare una delle, diciamo, delle funzioni del comune più importanti, come per esempio l'ufficio demografico, per evitare ogni volta che, per esempio, per registrare i nuovi nati si dovesse andare sempre a San Castello. La battaglia per l'autonomia è diventata politica, ma lo è anche economica, e lo si vede per esempio dal fatto che la nuova giunta, composta inizialmente da esponenti di Chiesina, trova stabilità nei nomi di Cinelli, Del Tredici, Tucci, Franchini, Grassi e Lorenzi, tutti o quasi tutti cognomi di famiglie come già abbiamo affrontato chiesinesi. Di lì a poco si è avvenuta l'ennesima annuncia da parte di alcuni consiglieri chiesinesi, nel cui telegramma trasmesso alla prefettura si può leggere: il popolo di Chiesina Lozzanese, sempre ossequente vigenti leggi, protesta unanimamente contro coloro che stamani con la violenza impedivano l'esercizio delle loro funzioni consiglieri eletti all'ultima votazione. La ritrovata pacificazione tra le due anime del comune, quindi tra la parte alta e la parte bassa, è messa in evidenza da un episodio che accade nel maggio del 1905, quando i consiglieri di tutte e tre le frazioni propongono la partecipazione alle spese per la realizzazione della già citata tranvia Luca Fisciano-Zumman, perché capiscono di comune accordo che questa infrastruttura sarà un'infrastruttura molto importante. Come poteva essere importante, non è stato scritto questi passaggi, anche una linea ferroviaria che sarà pensata da far arrivare dalla zona empolese, quindi da far passare attraverso la via di Valdinevole per arrivare addirittura alla stazione di Pesce, quindi potesse far confluire persone e merci dalla Valdinevole direttamente nella zona centro fiorentina.
punto molto importante che avrebbe fatto beneficiare l'economia. Tramite l'assessore Pietro Grassi vincono al potere positivo in un'unica delibera per l'impegno di spesa anche per la costruzione dell'acquedotto a Chiesina. Il passaggio della delibera all'unanimità testimonia il punto del nuovo clima positivo. Se una possibile idea di divisione comunale ritornava alla ribalta nel settembre del 1910, e qui purtroppo si è dovuto fare un taglio, appunto perché si è trovato in archivio, perché altrimenti veniva, ci potevamo stare una mezza giornata a parlare di soltanto di questi 60-70 anni, anche con il favore di molti esponenti politici in vista, tra cui il deputato del Regno d'Italia per questa zona, che era Ferdinando Martini, approvava la domanda degli elettori lucanesi in favore della decisione della divisione comunale. Era necessaria tuttavia l'approvazione di una legge specifica alla Camera, che se Martini lo mise per il primo semestre del 1911 non venne mai approvata. Nel 14, durante i comizi della nuova tornata elettorale, si riaprì il dibattito, ma con toni molto più lievi. In questa tornata elettorale fu decisiva perché, oltre alla vittoria del blocco martiniano, creava una situazione che non si era più verificata dal 1895. La maggioranza consiliare tornava in parte in mano alla parte lucanese. La parte chiesinese, nonostante il suo continuo aumento in termini di residenti, ritorna ad essere in minoranza dopo 20 anni, creando quindi malumori nei suoi rappresentanti e nei suoi elettori. Allora, si torna a viaggiare per Chiesina e siamo all'inizio del XX secolo, che è stato per l'Italia e anche per il nostro paese un momento di forte migrazione. Per questo andiamo a Cafanna, siamo davanti alla ditta Lorenzi, legname e materiali edili per i chiesinesi dal Caratori, che non aveva l'aspetto attuale a causa di un incendio del 1954, e lo facciamo per parlare della storia del fondatore Franchino Lorenzi di Giovanni, che nel 1900 si recò a Chicago per imparare a lavorare il legname e, tornato in Italia, dette il via all'attività che pochi mesi fa ha festeggiato 120 anni. Questo documento che vedete qui è il suo passaporto. E ne approfitto per far vedere una seconda foto, che è una ricevuta della ditta del 1926, per ringraziare Serena Lini e Federico Lorenzi che mi hanno gentilmente messo a disposizione questa bella foto. Rimaniamo al tema di migrazione, facciamo un salto di 50 anni, però ci tenevo perché è un argomento importante, poi l'ha curato il nostro Carlo, quindi a questa perversione per le cartoline d'epoca mi piaceva dirlo, per parlare appunto di queste cartoline care, cioè i pacchi che nel secondo dopoguerra dagli Stati Uniti arrivavano a Cartesina, tramite appunto il CARE di Roma. Ogni cittadino che avesse un corrispondente in America poteva inviargli questa richiesta di aiuto, spedendo la cartolina al costo di una cartolina per l'Italia, e questo istituto lo inoltrava negli Stati Uniti. Il contatto interpretato negli Stati Uniti poteva recarsi agli uffici americani e contribuire acquistando un pacco di generi vari appositamente preparato. Questo pacco veniva trasportato in Italia gratuitamente e il cittadino italiano doveva solo pagare 2 lire per l'avviso di notifica dell'arrivo, quando appunto il pacco stesso arrivava in Italia. Ci spostiamo di qualche metro rispetto a di qualche centinaia di metri dalla Cafanna, torniamo al centro, per la precisione torniamo davanti al palazzo del municipio che abbiamo visto prima, e davanti a questo monumento, il monumento a Garibaldi, una lapide con un medaglione bassorilievo con il volto appunto dell'eroe dei due mondi. Sulla targa è incisa solo la data 1909, ma consultando periodici dell'epoca si è potuto individuare la data esatta dell'inaugurazione, domenica 17 ottobre 1909, e l'autore, l'artista lucchese Francesco Petroni, morto nel 1960, appartenente alla massoneria, autore di opere in tutta la Toscana, anche con l'avvento del fascismo, fra cui ad esempio il bel monumento a caduti che trovate in Viale Verdi a Montecatini Terme, dello stesso autore. Anche in questa occasione non mancarono accese polemiche fra le forze clericali e quelle laiche, di cui Garibaldi è uno dei principali simboli, quello che vedete nell'articolo che vi parla. In particolare le forze cattoliche polemizzarono con il comune per il contributo di 200 lire in favore dell'Associazione Democratica Sociale, che si fece carico della collocazione del monumento. Inoltre, dalle cronache dell'evento si può leggere che vi intervennero diverse società popolari, parecchi garibaldini e il comune di Uzzano, il sindaco Petri, al quale venne consegnato il medaglione.
Il corteo percorse varie volte il paese al suono dell'inno di Garibaldi e dei lavoratori. Quando giunse davanti alla chiesa, le bandiere vennero abbassate. Il repubblicano Tello Mazzini fu l'oratore ufficiale. Il suo discorso non fu che un incitamento a combattere la chiesa. Dopo di lui voleva parlare un anarchico, ma ne fu impedito. Siamo sempre nel 1909 e ritorniamo un attimo sullo sport perché è una cosa che non conoscevo e che ho scoperto con piacere. Il nostro comune aveva all'inizio del Novecento importanti atleti a livello regionale. Era un ciclismo epico e immaginabile rispetto a quello attuale. Fra i nomi più importanti e richiamati dai giornali troviamo Roberto Guelfi Pistole, Alfredo Pesucci, Fabbri, di cui non si fa il nome, Alfredo Arrigoni, tutti atleti dell'Unione Ciclistica di Chiesi Nozionese. La società sportiva, l'Unione Ciclistica, era molto probabilmente espressione delle forze cattoliche del comune ed infatti, insieme alle cronache sui risultati positivi, si leggono polemiche politiche, fra tutte la presenza dello stendardo della squadra ad una celebrazione di Giuseppe Giusti. Si apre il secondo decennio del 1900, siamo sempre a Chiesina e c'è una novità di rilievo che di cui ancora oggi vediamo gli effetti, cioè il primo atto della nascita del locale Confraternita di Misericordia. Questo è un articolo che ne parla. E l'occasione fu il 23 gennaio 1910, in cui venne presentato e benedetto in chiesa a Vessillo, disegnato da Alfredo Grassi, citato prima dalla Lenza. Fu inaugurato e benedetto il calo funebre e la lettiga, alla presenza del sindaco Luzzano e del vescovo di Brescia. La confraternita schierava anche una squadra di pronto soccorso promossa dal dottore Pietro Grassi ed il governatore Eusebio Cinelli, ma solo molti anni più tardi la Misericordia avrà una sede tutta sua, lo vedremo. Torniamo di nuovo a piazza, è già stato detto prima, sempre nei primi mesi del 1910 e si può vedere qua che questi edifici non ci sono più o meno. Questo perché in quei giorni, 1910, in consiglio comunale si discuteva a mente la proposta dei socialisti di creare una strada che da Chiesina portasse direttamente al Ponte Poggianese. Il consiglio si espresse favorevolmente il 23 marzo del 1910, stabilendo che lo sbocco paesano della strada sarebbe stato deciso con un referendum. Però più passavano i giorni e più donne sui giornali si facevano meno trionfalistici e distesi. Questo perché gli uzzanesi probabilmente frenavano questo investimento, utile al comune, a Chiesina, ma non, secondo alcuni, a Uzzano. E qui siamo nel secondo decennio, nel 1900, non si può non parlare dell'entrata in guerra dell'Italia, che tragedia che coinvolge anche il nostro paese. Chiesina e Uzzano pagarono un pesante tributo di sangue, 151 morti, oltre ad un numero indefinito di feriti, mutilati e segnati per sempre. Un altro dato, questo riferito alla sola Chiesina, è che nel 1968, cioè a 50 anni dalla fine della guerra, i reduci decorati con il cavalierato di Vittorio Veneto erano 82. C'erano reduci ancora in vita che a 50 anni dalla fine della guerra vennero decorati all'ordine di Vittorio Veneto. 82 non erano pochi per un piccolo comune. Probabilmente ognuno di voi ha avuto un nonno, un padre, un bisnonno morto, ferito o decorato. Su questo punto ho scelto due fotografie. Tutte e due di soldati chiesanovesi. La prima croce che vedete qua è di Bruno Tognetti, soldato nato a Chiesanova nel 1891 e morto in Francia nel 1918 con l'esercito degli Stati Uniti, nazione dove era emigrato. La seconda, che vedete qua accanto, è sempre di un altro chiesanovese, Giulio Birindelli, nato nel 1880, sposato con Emma Innocenti, morto il 1 settembre 1917 in ospedale dal campo per ferite da pallottola all'addome. Di questa foto ringrazio il nipote Paolo Ghetti per avermela messa a disposizione. Lasciamo Chiesina, andiamo a Chiesa Nuova, la guerra è finita, siamo nel marzo 1919, cosa si trova? La festa di San Giuseppe. Perché si può vedere che già oltre un secolo fa il comune di Uzzano, il sindaco, informava che il 19 marzo a Chiesa Nuova Uzzanese ci sarebbe stata la fiera con piante da fiori e da frutto, gelsi, bestiame e semi, dalle fiore della mattina per l'intera giornata. Simone. Allora, continua la lotta per l'autonomia di Chiesina da Uzzano anche durante ovviamente il ventennio.
In questi anni Chisina vede il passaggio anche sul proprio territorio della sua strada Firenze-Mare, importante snodo per poter espandere i commerci e i collegamenti con tutto il centro toscano. Un'importante opera destinata a cambiare per sempre la visione dei cittadini chisinesi prende avvio anche nel 1925 a Chisina. L'acquedotto pubblico che va a sostituire, come dice questa delibera, alcuni pozzi comuni che forniscono acqua insufficiente e di cattiva qualità. Questo perché testimonia ancora il fatto che Chisina fosse, diciamo, una frazione di serie B nel comune di Luzzano. Il comune di Luzzano era già servito da qualche anno da un acquedotto pubblico e Chisina ne fa richiesta, nonostante che abbia la maggior parte ormai la popolazione già diversi anni prima, ma soltanto nel 1925 prende avvio il progetto. Tra gli anni 20 e 30, soltanto in varie occasioni, o meglio, si torna a parlare di una possibile divisione amministrativa tra la parte alta e la parte bassa. C'è un tentativo nel 1926 addirittura di smembrare tutto il comune di Uzzano, ma poi non se ne sa niente. Eccolo qua, infatti. I fascisti uzzanesi, per avvalorare la propria tesi di conservare il comune, ovviamente avevano dei rappresentanti nella deputazione provinciale, sostenevano che il comune di Uzzano superava 6.000 abitanti e che le municipalità di Nitrofe non avevano in atto espansione dei propri centri abitati o dei servizi che andavano entro i confini uzzanesi. E quindi, come valore aggiunto, per non credere a chi avesse dell'interesse alla soppressione del comune, veniva ricordata anche le antiche origini della comunità di Uzzano, definita addirittura millenaria. Inoltre veniva ricordato che se gli altri comuni, al vento del fascismo, veniva versato il lago rosso, Uzzano era rimasta fedele al tricolore. Stando a questo documento, una nota dolente di Uzzano, ossia un motivo di cui non andare fieri, era la sede extraterritoriale. Infatti, la sede del comune di Uzzano si trovava in un palazzo pesciatino e non era nel territorio comunale. Allora, torniamo a Chisina. Siamo nel 1926, che è stato un anno che ha segnato l'inizio dei lavori per un'opera importante per il matrimonio artistico ed urbanistico del nostro comune, il Monumento ai Caduti e la sede della Misericordia. Questo è il manifesto che si trova nell'archivio storico del comune di Uzzano. Il 3 giugno 1926, alle ore 16, si svolsero le cerimonie della posta della prima pietra, sia della sede della Misericordia, l'attuale sede di Via Garibaldi, che del Monumento a Caduti, monumento che era collocato in un altro lato della piazza, come ho detto prima. Per le cerimonie era annunciata la presenza del dirigente fascista Carlo Sforza, federale di Lucca, responsabile dell'aggressione mortale a Giovanni Amendola del 20 luglio del 25 a Via Garibaldi. Sulla storia travagliata del Monumento a Caduti si sa già molto. Ci tengo però a parlarvi di un'opera quasi sconosciuta dello stesso autore, appunto il chiesinese Manfredo Grassi. Questo che vedete è un busto di Renato Fuscini, che lui fece nel periodo in cui insegnava all'Istituto Agrario a Empoli. Questo busto è stato ricollocato qualche mese fa all'ingresso della nuova ala della Biblioteca di Empoli. Se voi entrate nella mostra, è fatto da un chiesinese. Siamo nel 1928, per la precisione il 28 ottobre, e siamo davanti alla Croce di Fanata per i chiesinesi. La Croce di Fanata è stata inaugurata il 28 ottobre 1928, l'ho rintracciata la data, al termine di una settimana dedicata alle sante missioni, con una processione che dalla chiesa raggiunse appunto la croce della nuova strada eretta pochi anni prima. Come abbiamo detto poco fa, durante il ventennio ci fu qualche motivo di autonomia, di ottenere l'autonomia, ma vennero abbastanza subiti questi tentativi. Sicuramente si ritornò a parlare di autonomia a guerra finita, anche perché poi dal 40 in poi i problemi erano altri, i problemi erano dei chiesinesi che mai andati a combattere. E quindi subito dopo la fine della guerra si ricominciò a parlare di autonomia. Significativo secondo me è che a Chisina Uzzanese, ancora la guerra in corso, è nato il primo Comitato di Liberazione Nazionale durante l'occupazione
formazione tedesca in Italia e in Toscana. Dal maggio del 1944 è attivo per mano di una decina di persone un comitato di liberazione che ha al proprio interno delle persone di fiducia e che altro non fa che sostenere la popolazione in un momento di crisi importante. Si sta aspettando, diciamo, il passaggio del fronte che arriverà tra fine agosto e inizio settembre del 1944, quindi è un momento in cui le persone non hanno che mangiare perché i tedeschi sono ritirati, quindi al loro passaggio cercano di prendere tutto il possibile per agevolare la loro vita dal nord. Quindi questo comitato di liberazione vuole essere proprio un aiuto per la popolazione civile. Infatti, almeno all'inizio, non si ha una precisa correlazione politica dei suoi membri interni. Viene ricordato appunto con questa relazione economica e morale che è stata tra l'altro riedita dal comune di Chiesina insieme all'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia nel 2007. Si ricorda tutto quello che questo comitato di liberazione nazionale di alimentazione, perché aveva proprio questo come maggiore obiettivo, si vede dalla relazione finale. Dopo questi mesi di passaggio istituzionale, grazie anche ad alcuni civili che per il benessere dei loro compaesani misero a rischio la propria vita, sperimentarono una vera e propria forma di autogoverno locale. Infatti questo che viene definito tante volte, no? L'organo Comitato di Liberazione Nazionale, proprio una forma di autogoverno locale in un momento storico in cui non si sapeva bene chi era l'autorità costituita. Partiranno da questi primi mesi alcune piccole richieste per poter ottenere maggiori servizi comunali a Chiesina e poi si sommeranno al contento generale verso l'antico capoluogo Uzzano. Ecco dunque che ritorna l'idea, meglio dire la volontà, da tempo subita di distaccarsi e di fare sede autonoma comunale a Chiesina. Nello stesso documento si fa presente al commissario prefettizio che parte della famiglia ancora presente nel palazzo comunale in pesce, questa, come abbiamo già detto poco fa, è una grave anomalia che un palazzo comunale di un comune fosse il territorio di un altro comune, e questo è proprio il caso di Uzzano. Tre settimane dopo, lo stesso Comitato di Liberazione Nazionale di Chiesina si dice soddisfatto per la reale costituzione dell'ufficio distaccato in Chiesina, ma scrivendo ancora al prefetto di Pistoia denuncia l'ostacolo al suo funzionamento creato dagli impiegati e più precisamente dal segretario comunale Giunto Italo, che per motivi di partigianeria ormai constatata è in favore di una delle due fazioni in contrasto e quindi non coopera al funzionamento degli uffici. L'accusa ancora rivolta a Giunto è che siano impiegati al servizio della parte del mantenimento dello status quo, quindi dalla parte uzzanese, e che tenti di percorrere tutte le strade possibili perché Chiesina non abbia un serio e funzionante ufficio distaccato. Addirittura poi nei primi mesi del 45 si registra anche un episodio di violenza. Nel momento del passaggio dell'ufficio geografico ed economico della ragioneria dal comune di Uzzano al comune di Chiesina, perché appunto la parte maggiore popolazione, l'abbiamo ripetuto diverse volte, era a Chiesina. Addirittura durante lo spostamento di tutti i libri contabili, alcune persone di Uzzano assalgono il convoglio che sta trasportando tutti gli archivi contabili e cercano di impedire in questo modo il trasferimento a Chiesina, e ci riescono per qualche mese. Come si può spiegare una simile ingerenza? Questo ovviamente sarebbe ancora un motivo di ricerca e da scoprire meglio. Allora, vado veloce, siamo nel ventennio del regime dal 22 al 43 e questi anni hanno significato anche a Chiesina la messa in atto delle misure di controllo dei cittadini, di persecuzione di oppositori al regime. Si implementa un grande schedario già creato con l'unità nazionale, il casellario politico centrale, e fra i 160.000 fascicoli conservati ancora oggi all'archivio centrale dello Stato sono 28 quelli di chiesinesi e di uzzanesi. Queste sono foto originali
i nostri concittadini che finirono nell'ospedale. Non c'è tempo di analizzarli tutti o anche solo alcuni, ma non c'è né doveroso, anche solo perché qui vicino a noi, a Ponte Buggianese, il 18 ottobre 28 venne fucilato Michele Lavaggiola, primo condannato a morte del Tribunale Speciale. Giusto per darvi l'idea della facilità con cui si poteva finire schedati, leggiamo un passaggio della sentenza che dovrò censurare. Contro un condannato, una donna chiesinese, detenuta dal 4 agosto 1931, imputata per avere il 3 agosto 1931 in Chiesina Alzanese offeso la persona di Sua Eccellenza il capo del governo con la frase «Io vado a Mussolini» in piazza, c'è la denuncia scritta circostanziata. Dichiara di non doversi procedere finalmente in ordine all'alleata ha scritto le sue insufficienze di prove, ordinando l'immediata scarcerazione. Roma, 26 settembre 1931. Per questa offesa la signora si fece 2 mesi di galera. Adesso farò un esperimento per cui il dottore mi odierà, ma per finire di parlare di Seconda Guerra Mondiale vi voglio far vedere un video con una persona che ai chiesinesi rimarrà senz'altro cara. Io venni a Chiesina la sera del 4 novembre del 39. È importante appunto che mi ricordo a ricevermi c'era il Martini, non so se è sempre vivo, che era in seminario. Martini che stava lì alla farmacia. Sì, Martini Ronè, Renato. No. No? Ha un altro nome. Non me ne ricordo. Martini. Non so come noi si chiamava Martini. Farmacia, sì. C'era il Guidi. Il Guidi. Che era a Roma. A Roma, il Guidi che E Omero. Omero la mattina dopo mi portò alla Cesanova. Pioveva, mi ricordo. Ma questo era nel 39 quando arrivò? Nel 39 quando arrivò. Ce lo dica, Don Giuntoli, ce lo dica ora. Nel 39. E mi portò la Cesanova perché io non c'ero mai stato. E andai lassù. E c'era guerra col Papini. Papini si era portato male. E perché? Lì era tanti anni che ci andavano i frati a dirmisso. E pagavano, la congregazione lì della Cesanova pagava tutto lei, Senza avvertirli. Insomma, mandò me. Io arrivai, ho detto, mi feci, disse, se mi fa accompagnare, ci va perché io non so dov'è. E allora mandò Omero, aveva un ombrello di quelli, se mi ricordo, di incerato verde, che poi dopo piove e andò nel canneto del dottore a vedere se cascava qualche uccellino. Figurati, lo cercavano disperati e lui era là ad aspettare che cascasse gli uccellini. Ecco, beh, dunque andai lassù e ci trovai Giulio Scinelli, poi c'era quello che faceva il barbiere, ma non mi ricordo come si chiamava, e un altro, mi pare Eusebio, mi pare. Lei dice, cos'è venuta? Io, sai, io sono un nuovo curato, sono arrivato ieri sera e il rettore mi ha mandato a dire la messa. Qui la messa dissero, la dicono i frati. E allora? E allora dice lei la vada a dire a Chiesina. Andiamo avanti velocemente. Seconda guerra mondiale, 43-44, a Chiesina Alzanese ci sono gli sfollati. I più anziani se ne ricorderanno, noi l'abbiamo sentito dire dai genitori e dai nonni e purtroppo consultando i registri di morte se ne ha conferma. Si trovano in pochi mesi 4 sfollati da Livorno deceduti a Chiesina Alzanese, di cui 2, Antonini Ottorina di Fuenzio e Antonini Lida di Ottorina, sposata con Antonio Fastame, morirono entrambe nel giro di pochi mesi alla scuola di Mulinuovo, dove erano ospiti sfollati. Allora, ancora ultimissimi motivi, poi lascio la parola a Sergio che sicuramente ci darà qualche informazione in più. Più di 15 anni dopo, nell'ottobre del 60, un mese prima della fine della legislatura del Consiglio Comunale di Luzzano,
cinque consiglieri comunali chiesinesi, Piraccini, Arrigoni, Raffanelli, Adamanti, Innocenti, chiede al sindaco un'interrogazione messa agli atti. Motivi del mancato accoglimento della richiesta di inclusione nell'ordine del giorno del parere circa la costituzione della frazione di Chiesina Comunato. Il presidente prese la parola e spiegò che il sindaco non ritenne giusto inserire la domanda all'ordine del giorno perché, dopo essersi recato al prefetto, a cui erano conferiti i documenti da parte dei consiglieri chiesinesi, firmati dalla maggioranza dei residenti a Chiesina per la creazione del comune autonomo, il prefetto rispose che i suoi uffici stavano ancora valutando i documenti. Il sindaco quindi dichiarò di non avere la necessaria e indispensabile documentazione. Due anni più tardi si sentiva portare la sede da Pesce Olzano per vendere a Chiesina. Il consiglio comunale fu deliberato che, nel caso Chiesina ottenesse lo status di comune autonomo, la sede comunale di Luzzano avrebbe dovuto trasferirsi immediatamente a Santa Lucia, ormai la zona più urbanizzata del comune. È una decisione storica che mette la fine a un'anomalia, come abbiamo detto prima, iniziata moltissimi anni prima. E quindi anche della sede, del trasferimento della sede di Luzzano a Santa Lucia, dove è tuttora, è merito diciamo della parte consigliare chiesinese. Mi sono scordato una cosa, perché tutto quel passaggio sugli scolari ce l'ho messo per chi come il dottore non lo sapeva, ma la parte di via Roma e via del Popolo che si chiama Shanghai deriva proprio dal fatto che in quella zona ci stessero scollati romesi che venivano dal quartiere Shanghai di Roma. E concludo sempre sulla liberazione di Chiesina Ozzanese, ci tengo a fare un passaggino su questo appunto che ho trovato, e cioè una lettera del CLM al commissario per l'epurazione al vescovo di Pescia. Era stata organizzata una messa all'aperto davanti a un monumento ai caduti nella piazza principale di Chiesina il 15 luglio 1945. Erano esposte le bandiere delle nazioni alleate, ma non furono trovate quella francese e quella inglese. C'erano invece quella dei combattenti degli Stati Uniti, quella italiana e quella russa. Il parroco, Agostino Favini, si rifiutò di celebrare la funzione con le bandiere esposte. Dal documento sembra di leggere che alla fine la cerimonia si svolse, ma è probabile che abbia pesanti strascichi sulla vita paesana. Concludiamo con una vicenda che ci porta alla soglia degli anni 50, e cioè che a Chiesina Ozzanese esisteva un posto fisso dei carabinieri. Io non lo sapevo, l'ho scoperto per caso nell'archivio Ozzano. Il posto fisso era in funzione almeno dal settembre 44 al maggio 45. Aveva come organico un appuntato e più carabinieri, e dall'inizio le prime spese vennero sostenute proprio dal comitato di alimentazione di Tofino da Simone, guidato dall'ingegnere Arrigoni. E all'inizio si doveva trovare in via Garibaldi, per poi, dal gennaio 45, trasferirsi in Ruga. La comunità chiesinese provò in tutti i modi a mantenere il posto fisso, anche facendoci carico delle spese. Si possono infatti consultare, e questo è bello, i conti delle serate da ballo del Teatro Verdi, che dall'autunno 44 riapre e da dicembre 44 a gennaio 45 in fondo a un appunto si scrive: importo che il Gonfiotti è pronto a versare, meno le spese sostenute per l'arredamento dei regi carabinieri. Gonfiotti era il titolare del Teatro Verdi. Il 4 settembre 46, inoltre, la signora Lilia Arrigoni di Fungiulio, sposata a Caselli e sorella di Silvio, Cesare e Clemente, si impegna ad affittare a carabinieri la sua casa posta in via Umberto I, attuale Ruga, numero 24, accanto ad una macelleria. Il carteggio si chiude purtroppo con questa comunicazione che vedete, in cui il presidente della provincia informa il 3 dicembre 46 il sindaco di Luzzano che il comando generale dei carabinieri si è espresso sfavorevolmente all'istituzione di una caserma a Chiesina. Quindi i carabinieri vanno via da Chiesina e non ci troveranno più. Grazie a tutti. Carlo Giulio e a Massimo. Vorrei ringraziare però un'altra persona che è la Lucilla dell'archivio storico di Luzzano. Ha detto che stasera sarebbe venuta, ma non l'ha detto. Cioè, dov'è? Dove sei? Mi spiace. Perché si è fatta in quattro per recuperare buona parte del materiale che abbiamo visto. E voglio ringraziare una persona che fa parte un pochino dell'immaginario di un comune, perché una volta il comune c'era il prefetto, il dottore, la levatrice e il farmacista.
E voglio ringraziare il che il Chianchi ha sponsorizzato questa serata. Grazie. Sono attento più inciso. Il biglietto che ho mostrato prima era di Armando Baglioni. E Evaristo Baglioni, alla fine della prima guerra mondiale, visto la povertà del nostro territorio, partì con col figlio Armando, la figlia Vittoria e Maria Pia, di 16, 15 e 13 anni, e lasciò a casa Annunziata Martini e la figliola Corinna. Non rivide più i figli quando tornò in Italia, perché morì di un malaccio allo stomaco, però Armando non si è mai dimenticato di Chiesina, del primo diverse volte, questo magari lo raccontare un'altra volta. Sergio, anche lui recupera tutti i dati dalla sua memoria, ma come fate a ricordarvi tutte queste cose? Siccome non mi ricordo quello che mangio a pranzo, come tutti quelli che hanno una certa età, mi ricordo bene quello che è il passato, perché la malattia dell'età porta a queste conseguenze. Quindi, per capire quello che è successo il 23 gennaio del 1963, e cioè l'autonomia del comune di Chiesina Sanese dal tempo attesa e finalmente arrivata, bisogna brevemente fare un passo indietro, molto brevemente, alla fine degli anni 50, cioè a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60. Qual era la situazione del territorio in estrema sintesi? C'era in corso la rivoluzione delle campagne, cioè era esplosa l'agricoltura. Gli agricoltori avevano cessato la produzione dei generi di sostentamento in regime di mezzania e avevano cominciato a fare i fiori, quindi in particolare i garofani, che in quel momento era il fiore di grande richiesta non solo sul mercato nazionale ma in tutto il mercato internazionale. Questo aveva portato un cambio della nostra campagna. Si cominciava a comprare terreni che prima si coltivavano in mezzaria, su quei terreni si cominciavano a fare case finalmente decenti, se non millette. Insomma, una ricchezza affluente che non poteva non riversarsi sul centro urbano. Un centro urbano che aveva già un ricco reticolo di attività. Aveva 4 macellerie, 2 depositi di carburanti, 5 distributori di carburanti, 9 negozi di alimentari, una farmacia, una parafarmacia, 3 negozi di frutta e verdura, un ingrosso di granaglie, un magazzino di legname e materiali da costruzione, 2 gioiellerie, 2 servizi di taxi, 2 sale da ballo, il Verdi e la Conchiglia, 2 cinema, il Verdi e quello parrocchiale, 2 negozi di bici, 6 bar, 3 ristoranti, 2 negozi di prodotti per l'agricoltura, 5 laboratori con negozi di mobili. Facevano i mobili in proprio e avevano il salone di esposizione e li vendevano. 3 negozi di tessuti e confezioni, 2 mesticherie, 4 saloni di barbieri da uomo, 4 saloni di parrucchiere da donna, 4 sartorie da uomo, 2 fabbriche, 3 banche. Per l'attività industriale c'era la fabbrica di intermeabili in Sardo, circa 150 dipendenti. La fabbrica conserveriva, 70-80 dipendenti. Un'altra piccola fabbrica di impermeabili messa su da imprenditori chiesinesi, una 30 di dipendenti. Una fabbrica di macchine per la matura e altro per l'agricoltura. Una piccola fabbrica di cuscini per auto. 2 laboratori artigianali fissi di legno. 5 imprese di 4 auto officine. E poi c'era l'associazione inventata da Romano Pasquini per il volo che portava la gente al giro per il mondo e che aveva 10.000 iscritti. C'erano 4 studi professionali, di cui 2 ingegneri, un perito agrario, un consulente del lavoro. Per i servizi pubblici il medico condotto, che era il medico di tutto il comune, era Michi Chiesina, il dottor Del Trindici,
lo spettro che ha condotto era qui di Chiesina, Maria Lanzini, il veterinario comunale era qui a Chiesina, il dottor Battaglione. C'erano due uffici postali, l'ufficio del Dazio, l'ufficio del lavoro e della massima occupazione. C'era la squadra di calcio che giocava allora in campionati dilettanti di prima categoria, con Pescia, Montecatini, Monsommano, addirittura Viareggio. Per la scolarità ho contati circa 120 cittadini, allora, e siamo ai primi degli anni 60, in possesso di laurea o di diploma di scuola superiore, quindi una scolarità molto accentuata per il tempo rispetto alla popolazione. Ecco, questo quadro male si conciliava con lo status di frazione di un piccolo comune di collina. Era una cornice ormai storicamente da superare. Di fronte a questo quadro, quadro dinamico, quadro pieno di vitalità, ci sta un'amministrazione comunale, quella di Uzzano, totalmente immobile, pietrificata. E quindi il contrasto tra studenti non si poteva più andare avanti così. Pensiamo che l'illuminazione del paese era ancora quella che era stata fatta alla fine della prima guerra mondiale. Piccole lampade di 100 candele con un piattino bianco sopra che rifletteva una fioca luce sulla terra. L'acquedotto non c'era, le famiglie non avevano l'acqua in casa. Le fogne d'estate levavano il naso dal mare all'ore. Quindi il legame con la parte alta del territorio, cioè Uzzano, Castello, era sentita allora come una gabbia dalla quale non si potevano uscire. Cominciarono quindi pubbliche riunioni che si tenevano al Teatro Verdi, nelle quali cercare di mettere a fuoco i problemi e trovare una soluzione che finalmente fosse definitiva. Fu un fenomeno prettamente urbano, la campagna rimase fredda, un po' perché quei problemi stessi in campagna si sentivano meno, un po' perché i floricoltori allora erano intenti a lavorare giorno e notte a fare soldi, e un po' per influenza allora notevole del Partito Comunista locale, che era contrario a questa scissione del territorio, con una motivazione solidaristica del tutto rispettabile, perché si diceva: se c'è una parte del territorio più difficile, più sfortunata, diciamo, non è giusto dividersi, come si fa nelle famiglie, laddove c'è una persona meno dotata, più ritardata, che non ha la fortuna degli altri membri della famiglia, non la si lascia andare per conto suo, ma la si tiene e si porta avanti tutti insieme. Però nessuno fece le barricate, anche perché le personalità più in vista del partito, più in vista, vivevano in paese e quindi vedevano che il paese era buio, che non c'era l'acqua nelle famiglie, che le fogne puzzavano. E quindi quella posizione sapeva più di solidarietà verso i compagni della parte alta, che erano invece decisamente contrari a questa scissione. Comunque, da queste riunioni pubbliche al Teatro Verdi prese vita il Comitato per l'Autonomia del Comune di Chiesina Uzzanese. Gruppo di cittadini si prese l'incarico di lavorare allo scopo. Fu eletto presidente di questo comitato l'ingegner Di Vita, vicino Di Vita, il quale cominciò la carovana dei viaggi a Roma per seguire l'iter della pratica presso il Ministero. Il 23 gennaio del 1963 arrivò la notizia che era stato firmato il decreto che istituiva il Comune Autonomo di Chiesina Uzzanese. Quel giorno le campane suonarono a festa tutta la mattina. Venne immediatamente il commissario prefettizio nella persona del dottor Guerriero,
persona squisita, vice prefetto di Pistoia, il quale fece subito un regalo alla cittadinanza, l'illuminazione. La sera che si accese, tutto il paese era in piazza, nelle strade, a farlo, come dice una canzone di qualche tempo fa. E quella fu la prima immediata riprova che la scelta del comune era stata una scelta opportuna. Il commissario impiantò, era più per quello, la burocrazia comunale, dopodiché, finito questo lavoro, indisse le elezioni che si tennero nei primi giorni di novembre del 1964. Successe questo. Nella sponda sinistra ci fu un immediato ricompattamento. Allora i giochi li facevano le federazioni dei partiti che erano a Pistoia. Quindi l'ordine fu lista unita, Partito Comunista e Partito Socialista, in caso di vittoria, sindaco socialista. Mi dimenticavo di dire che il sindaco di quei tempi, sindaco di Uzzano, che era Ciro Lorenzi della Capanna, da non confondere con il figlio della Lidia, sono omonimi ma erano altre persone, che veniva spesso in paese la sera e si fermava a parlare con le persone, a chi gli faceva notare che il paese era buio e che non si poteva andare avanti così, diceva sì, lo vedo anch'io che il paese è buio, però io non posso illuminare il paese di Chiesina e non fare altrettanto con un salto, la parte alta, Chianarci, la collina, laddove oltretutto per la natura del terreno la spesa necessaria è superiore che farla al piano. E siccome non ci sono soldi per fare tutto, non si faceva nulla. Quindi la necessità di rompere questo legame era palese. Dunque, ritornando al periodo finale, diciamo, della storia, ci fu questa campagna elettorale, la sinistra si ricompattò, come dicevo, dalla parte opposta, dall'altro lato, la cosa fu un po' più complicata, perché anche lì lavorarono i partiti che erano sul territorio, ovviamente riconoscibili con una sezione, il segretario riconosciuto dalla federazione, ed erano tre: la Democrazia Cristiana, il Partito Socialdemocratico e il Movimento Sociale, che quindi decisero, su spinta delle relative federazioni, di costituire una lista per la quale si riunivano in campo neutro, come si diceva, ad alto pascio. Ovviamente i partiti proponevano i loro iscritti, le persone a loro vicini, e quindi fecero, ho fatto una lista con queste personalità. Ci fu comunque qualche personaggio, certi personaggi, che non avevano alle spalle, non si riconoscevano in nessuno di questi partiti, ma che legittimamente o meno si sentiva in grado di rappresentare degnamente in comune le loro esperienze e le loro capacità. Però siccome la moda del civismo, le liste civiche allora non usavano, queste persone non trovarono accoglienza nella lista, tanto che alla vicina praticamente di quelle elezioni, che erano una previsione unanime, per una previsione unanime a vantaggio della lista che era espressione del comitato per il comune autonomo, indissero e fecero un comizio al Teatro Verdi nel quale spararono a zero contro la lista nella quale non avevano trovato posto. Ci fu anche un altro fatto: si creò una concorrenza interna a quella lista fra i due maggiori partiti, la Democrazia Cristiana e il Partito Socialdemocratico, in quanto tutti e due avevano nei loro candidati delle persone di tutto rispetto, capaci, con grande stima sociale, esperti,
e quindi si giocarono la partita delle elezioni. La sera che si contavano i voti, a sorpresa, per una manciata, poche decine di voti, prevalse la lista di sinistra. E Gino Lorenzi della Capanna, socialista, che era stato l'ultimo sindaco del comune di Luzzano, diventò il primo sindaco del nuovo comune di Chiesina. Furono fatti subito i primi lavori che erano quelli che si aspettavano, in particolare l'acquedotto. L'acquedotto cambiò la vita del paese e delle famiglie, soprattutto delle donne, perché gran parte delle famiglie non aveva l'acqua nella casa. Bisognava andare col secchio, nella brocca, al pozzo del vicino, del parente, a fare il rifornimento. E questa era una mansione che toccava esclusivamente alle donne. Bisognava anche fare tesoro dell'acqua che si andava a prendere, perché quando finiva vento o sole, giorno o sera, bisognava prendere e andare a prendere. Trovarsi con l'acqua in casa e in abbondanza fu una rivoluzione. Quindi a tutti venne la voglia di fare in casa il bagno con la doccia, il riscaldamento con il termosifone e quindi falegnami, muratori, idraulici, piastrellisti, tutta la filiera degli artigiani che concorrevano a fare questi lavori fu sommersa dalle richieste e questo fu un'ulteriore grande spinta all'economia del paese. Poi vennero la fognatura, venne la circonvallazione che disegnò il paese come lo si vede ancora. Insomma, era nato quel paese che i membri del Comitato per l'Autonomia avevano vaticinato, avevano sperato, avevano voluto che si costruisse e che paradossalmente veniva finito di costruire da una parte che all'inizio era stata contraria a quell'operazione. Io ho finito, ringrazio per l'attenzione. Io spero che questa serata vi sia di molto piaciuta e che vi abbia dato qualche storia su cui pensate quando camminate per le strade del nostro comune. Lo dico io, per chi non mi conosce, che si desse di importazione, sono arrivato qui nel 74, sono più venuto qui nel 74 quando forse il comune di Chiesina era la massima espansione, sono rimasto qui tutto per fare la mia professione. Grazie per essere stato con noi fino a quest'ora.